Buongiorno a tutti e benvenuti a questo videocorso che ha come obiettivo quello di spiegare e dare alcuni suggerimenti su come costruire e gestire un portafoglio ETF. Mi chiamo innanzitutto Riccardo Zarfati, sono un trader indipendente, nonché un consulente finanziario fee only e mi occupo di One Hour Trading, un sito appunto specializzato nel fornire segnali operativi sugli ETF al 100%. Che cosa andremo a vedere oggi in questa mezz'ora circa che passeremo insieme? Andremo a vedere brevemente che cosa sono gli ETF. Dico brevemente perché do per scontato che ormai siano strumenti largamente popolari, quindi rivedremo velocemente alcuni concetti chiave. Vedremo come seconda parte come si crea, quali sono i cardini per creare e diversificare in modo corretto un portafoglio di ETF e infine alcuni consigli pratici, diciamo frutto di esperienza. Il trading, come sapete, è tutto tranne che scienza e matematica, per cui l'esperienza, a mio avviso, fa sempre una parte importante dell'operatività. Quindi, dicevo, alcuni suggerimenti pratici per una corretta gestione del portafoglio ETF, evitando alcuni degli errori più comuni che si possono fare investendo su questi strumenti. Andiamo quindi direttamente alla prima parte. Ricordo che cosa sono gli ETF, è un acronimo che sta per Exchange Traded Fund ed è uno strumento che semplicemente replica passivamente l'andamento di un qualunque asset finanziario, sia esso un indice azionario, un'obbligazione o un gruppo di obbligazioni, ancora meglio, o una specifica materia prima. In questo caso, ricordo, si chiamano ETC. La sostanziale differenza è che può essere scambiato come una normalazione rispetto quindi a un fondo di investimento perché è quotato giornalmente su borsa italiana dove esiste un segmento che si chiama ETF Plus. Quindi sono come fondi di investimento ma a gestione passiva per cui tendono a replicare fedelmente il sottostante. Dico tendono perché poi vedremo nel seguito che vi sono alcune differenze. Naturalmente questo comporta che la non presenza di un gestore che sta dietro al fondo implica che vi siano dei vantaggi innegabili di economicità di gestione e anche di entrata e uscita dallo strumento. Quindi praticamente se acquisto un ETF che ha come sottostante il Nasdaq 100, ad esempio tra gli altri disponibili su borsa italiana, è come se avessi acquistato con una sola operazione 100 azioni facenti parte dell'indice. Quindi diciamo si prende tutto il pacchetto completo. Per cui se il Nasdaq 100 guadagna l'1%, mi aspetto che l'ETF che riproduce il Nasdaq 100 avrà una performance del tutto analoga. Quindi il vantaggio qual è? Che permette di costruire con semplicità un portafoglio con un elevato grado di diversificazione, mettendo assieme diversi indici, obbligazioni e materie prime, che sono facili ed economici dalla gestione e che hanno una enorme facilità anche di compravendita sul mercato in tempo reale. C'è da dire, questo qua forse qualcuno di voi l'avrà già sperimentato, che non sono in genere raccomandati da banche e promotori finanziari. Naturalmente nulla di illecito perché chiaramente su questi strumenti non c'è una retrocessione delle fee, quindi diciamo di soldi, che vengono generalmente retrocesse a banche e consulente dai fondi di investimento. Per cui qua per le banche l'unico guadagno è quello di intermediazione, che è una piccola parte, una piccola quota, del tutto analoga a quella, di un acquisto di un'azione, quale può essere UniCredit o Enel. Per cui ecco, questi non sono gli strumenti quindi che stanno acquisendo, ciò nonostante, una grande popolarità, proprio perché vi sono degli innegabili vantaggi. Oggi su Borsa Italiana c'è stato un grande sviluppo di questi strumenti, ci sono addirittura circa 1000 ETF che coprono tutti gli asset finanziari, sia in modo semplice che composto. Vi sono quindi indici obbligazionari in euro, dollaro o altre valute, vi sono naturalmente indici sui singoli mercati, dai più popolari come lo Standard & Poor's 500 a mercati e indici anche di periferia come può essere Vietnam o Indonesia. Vi sono anche ETF che coprono specifiche aree geografiche, che sono l'Asia, il Latin America, l'Africa, l'est dell'Europa. E naturalmente, per quanto riguarda in particolare gli indici europei, vi sono numerosi indici azionari e settoriali, per cui automotive, automobilistico, utilities, banche, assicurazioni e così via. Oltre a questo, vi è anche la possibilità di entrare non su specifici indici, ma su uno stile di indice che può essere le small caps o le aziende che hanno assicurato fino ad oggi dei dividendi robusti e costanti nel tempo. La grande.
grande vantaggio nel costruire un portafoglio è anche la disponibilità di indici di commodities o di singoli commodities che hanno come sottostanti future delle materie prime, e questo permette con gli ETF, anzi con gli ETC, di accedere al mercato delle materie prime, cosa che prima era preclusa al piccolo investitore, perché vi erano a disposizione sostanzialmente solo i future, decisamente più difficili, da maneggiare. Vi è anche la possibilità di operare, per chi non volesse utilizzare il Forex, le coppie di valute principali. Vi sono degli strumenti che replicano a leva le principali coppie tipo euro-dollaro, euro-yen e così via. Quindi una grande scelta, vi è praticamente qualunque asset finanziario disponibile. L'offerta si va nel tempo diversificando e ulteriormente specializzando, e per ogni indice addirittura ci sono già diversi provider che forniscono dei prodotti anche piuttosto simili che possono essere guardati e monitorati e diciamo analizzati nella scelta dello specifico ETF che si vuole mettere nel portafoglio. Questi sono alcuni esempi di ticker, di codici, di ETF disponibili a Borsa Italiana per i principali indici azionari, vedete qua, e per le principali materie prime. Naturalmente questo molti di voi lo sapranno, esistono sia ETF che replicano il sottostante a leva 1, per cui replicano sostanzialmente l'indice, per cui come dicevamo prima, se il Nasdaq cresce dell'1%, l'ETF corrispondente farà l'1%, acquistando invece uno strumento a leva, naturalmente si aumenta l'opportunità e si aumentano i rischi, perché ovviamente a fronte di un 1% di crescita, lo strumento a leva crescerà del 2 o del 3 se a leva 3, ma allo stesso tempo perderà il 2 o il 3 se avrò preso la direzione sbagliata. Comunque tutti strumenti disponibili su Borsa Italiana come una normale azione. Bene, vediamo quindi quali sono un po' più nello specifico i vantaggi rispetto ai fondi di investimento, ai quali naturalmente somigliano. Abbiamo detto della facile compravendita, che è in tempo reale, con disponibilità immediata della liquidità. Hanno una decisa flessibilità perché ci sono prodotti short a leva per gestire meglio le fasi di mercato. Se io compro un fondo di investimento azionario e il mercato deve andare male, posso solo uscire perché chiaramente i fondi non possono andare contro il mercato, non possono mettersi short. Con gli ETF posso fare ad esempio tattiche di hedging e mettere in portafoglio anche strumenti short che mi vadano a coprire, mi vadano a proteggere il portafoglio nei periodi di ritracciamento, nei periodi più difficili del mercato. Non vi sono limiti quantitativi d'ingresso, posso acquistare anche un solo ETF, cosa non sempre possibile con i fondi di investimento, e non vi sono mai spese di ingresso o di uscita. Molti fondi di investimento, non tutti devo dire, ma molti fondi hanno, oltre alle spese di gestione annuale, anche una fee di entrata che può essere dallo zero, quindi da non esserci, ma fino anche al 4% per alcuni strumenti più particolari. E questi sono ovviamente soldi che vanno subito ad intaccare comunque la performance del fondo di investimento. Nel complesso, inoltre, la gestione annuale è decisamente inferiore, è difficile dare una stima precisa perché sono tutti estremamente variabili, ma per semplicità possiamo dire che un ETF annualmente costa mediamente almeno il 50% in meno di gestione di un fondo equivalente di investimento. Bene, detto questo, andiamo a vedere quali sono alcuni punti chiave della costruzione di un portafoglio di ETF. Il primo, naturalmente, è l'asset allocation, cioè la domanda è che cosa vado a comprare. Qua chiaramente la risposta non c'è mai una risposta univoca. Qua questa è una questione sulla quale anche diversi economisti di fama hanno tentato di delineare una qualche linea guida precisa, ma chiaramente questo è un processo che non è mai univoco, non c'è un portafoglio standard. Il portafoglio deve essere costruito ad personam in funzione di molteplici fattori. Chiaramente il primo fattore da considerare è la propria propensione al rischio, diciamo quindi il rendimento atteso. Naturalmente, se avrò una propensione al rischio molto bassa, quello che generalmente si fa è di inserire prodotti, di sovrappesare prodotti a bassa volatilità, come sono tipicamente, generalmente, i prodotti obbligazionari o monetari. Se ho invece una propensione al rischio più alta, naturalmente andrò a sovrappesare con strumenti azionari, quindi con uno o più indici azionari, mettendo dentro lo Standard & Poor's, qualche europeo e magari qualche emergente per diversificare.
Vi è anche un altro fattore da considerare che è naturalmente lo stile di trading. C'è chi preferisce andare a comprare per value, per cui diciamo in quest'ottica, diciamo per value, andando a comprare i forti ribassi, convinto che poi i mercati nel tempo si riequilibrino. Vi sono stili di trading following, cioè quelli che seguono il trend o magari che vanno ad acquistare sulla rottura delle resistenze. In questo caso, ovviamente, la scelta degli strumenti da mettere nel tempo è sostanzialmente diversa da quella dello stile precedente. Non vi è una regola precisa, io generalmente faccio un po' tutte e due, cerco posizioni value se sono su supporti importanti, mentre vado magari alla rottura delle resistenze o sui ritracciamenti di trend rialzisti, in qualche altro caso. Questo dipende dall'opportunità, dall'analisi di mercato e guardando anche ad altri indicatori tecnici come possono essere i classici oscillatori oppure le medie mobili di riferimento. Altro approccio che possiamo citare sono portafogli basati sulla bassa volatilità, quindi magari portafogli azionari fatti con indici poco volatili o con, per gruppi di azioni poco volatili. E altro aspetto da considerare è sicuramente l'orizzonte di investimento che ha a che fare anche con il time frame di riferimento. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando faccio questa scelta di quale selezionare, ovviamente bisogna anche domandarsi che tipo di prezzi vado a vedere i prezzi giornalieri, quindi le candele giornaliere, o vado a vedere le candele settimanali, quindi andando a guardare, a cercare posizioni per periodi di medio-lungo, o addirittura vado a vedere le candele mensili, che è anche un approccio meno utilizzato, chiaramente non da trading, ma più di investitore, ma sicuramente anche molto molto efficiente. Per cui è chiaro che lo stesso indice può essere buono sul giornaliero per un'operatività di 7-8 giorni, magari è solo un rimbalzo in un'ottica settimanale e non va messo nel portafoglio perché si aspettano dei riferimenti magari diversi o dei supporti magari diversi. Per cui anche questo è fondamentale, diciamo che qua la differenza è se si vuole fare un portafoglio di trading o si vuole fare un portafoglio di medio-lungo periodo con minore operatività e maggiore tenuta delle posizioni. Vedete quindi le variabili sono molteplici e quindi questo giustifica un po' il fatto che è difficile dare una scelta univoca, un suggerimento univoca su quella che è l'asset allocation. Naturalmente, un altro fattore da considerare, parlando di ETF, una volta scelto il paese, l'indice che si vuole inserire in portafoglio, ad esempio l'Italia, spesso abbiamo detto che vi sono diversi provider, diversi fornitori di strumenti ETF, per cui andate a guardare sempre la liquidità dello strumento. Questo è importante perché nelle operazioni compravendita, le ampie variazioni di denaro lettera a causa di scarsa liquidità possono intaccare non poco, la vostra, performance su uno specifico strumento. Inserire il giusto grado di diversificazione, qua ci andremo un momento tra un momento, e naturalmente per tutti gli indici e per tutte le materie prime che sono gestite e valutate in dollari, monitorare attentamente il fattore valuta quando si vuole inserire un indice non area euro, come già può essere anche lo Standard & Poor's 500, perché chiaramente l'indice può andare in una direzione, ma la valuta può andare nell'altra e questo può indebolire o rafforzare la performance. Vedremo poi nel seguito come si può limitare e ottimizzare questo ulteriore fattore di rischio. Parlando di diversificazione del portafoglio, questa è una parola quasi abusata dai promotori finanziari, perché naturalmente dal loro punto di vista la diversificazione è sicuramente un vantaggio, perché si vendono più prodotti e si abbatte la volatilità, per cui si ha più probabilità che si rimanga nei fondi più a lungo possibile e il tempo è la fonte di guadagno principale di un fondo di investimento, non è il vostro guadagno, ma è il tempo di permanenza nel fondo quello che li fa guadagnare. Però, quindi, diciamo che in generale una certa diversificazione degli strumenti è utile perché può limitare la volatilità complessiva del portafoglio. Che cos'è la volatilità? Sono le variazioni dei prezzi rispetto a un prezzo medio. Sostanzialmente, quindi, è la tendenza dell'indice di fare piccole o grandi escursioni giornaliere. Oggi possiamo dire, per farvi un esempio, che guardando a due indici, l'indice giapponese, il Nikkei, è decisamente più volatile, mediamente, perlomeno negli ultimi periodi, dello Standard & Poor's 500. Per cui, mettendo assieme due strumenti, la volatilità complessiva
può aumentare del portafoglio, quindi può aumentare o diminuire in funzione di quali strumenti andiamo a mettere insieme. Quindi che cosa vuol dire? Che se andiamo a mettere due strumenti che sono tra loro correlati, la volatilità del portafoglio aumenta, mentre se andiamo a mettere insieme al portafoglio due strumenti che sono non correlati o inversamente correlati, la volatilità del portafoglio va a diminuire. Facendo un esempio concreto, lo vedete, scusate, eccoci qua, ritorniamo sul nostro esempio. Facendo un esempio concreto, se mettiamo quindi insieme S&P 500 e il DAX, che sono almeno negli ultimi anni, fortemente correlati, hanno un coefficiente di correlazione, diciamo quasi pari a 1, quindi vanno nella stessa direzione. Se li metto insieme nel portafoglio, vado ad aumentare il rischio del portafoglio, diciamo anche l'opportunità, ma anche il rischio. Se invece metto insieme un indice azionario come lo Standard & Poor's 500 e l'oro, che sono due asset che negli ultimi anni stanno andando in direzione opposta, quindi sono inversamente correlati, vado a diminuire la volatilità complessiva del portafoglio. Quindi questa è una regola generale che va tenuta a mente, ma bisogna anche tenere a mente che troppa diversificazione produce perdita di efficienza. Sicuramente produce più alti costi di gestione, perché andando a comprare e vendere più strumenti, anche in termini di tempo, se volete, nella gestione del portafoglio è sicuramente più difficile. E anche per il motivo che un ETF, ricordiamo, è già di per sé un portafoglio diversificato. Ho fatto l'esempio precedente: se compro un ETF sulla borsa italiana, praticamente ho già comprato 40 azioni di borsa italiana tutte insieme, e all'interno ci sono già banche, utilities e assicurazioni. Per cui, facendo addirittura un ragionamento per assurdo, potrei avere un portafoglio con il massimo della diversificazione con tre semplici strumenti, con tre ETF. Un ETF che va a riprodurre il World Index, cioè quindi l'indice delle azioni mondiali, è un portafoglio basato su Global Bonds e un portafoglio All Commodities che esiste, per cui con tre soli ETF avrei coperto tutti gli asset possibili e immaginabili, ottenendo quindi già il massimo della diversificazione. Naturalmente avrei un portafoglio sicuramente poco volatile, magari non andrei a cogliere determinate opportunità all'interno degli indici mondiali o all'interno di specifiche materie prime. Per cui qual è la sintesi di questo lungo discorso, ma che credo sia parecchio importante, è che a mio avviso un portafoglio di 7-10 strumenti, 7-10 ETF, è un numero ragionevole per avere una sufficiente diversificazione e avere al contempo la possibilità di andare a cogliere, diciamo, degli strumenti che hanno una sovraperformance rispetto agli indici generali di riferimento, cioè di andare a fare un corretto, se volete, country picking o commodity picking. Per cui ecco, questa è un po' la questione generale, senza entrare ovviamente, queste sono diciamo argomentazioni sulle quali sono stati scritti decine di libri da parte di eminenti economisti. Ho cercato di raccogliere i punti chiavi e renderli il più semplice possibile per renderli anche immediatamente operativi. Allora, quindi una volta costruito, una volta definita la propria asset allocation, qual è il modo, quali sono alcuni consigli per gestire il proprio portafoglio ETF? Allora, la prima regola, secondo me, è estremamente importante, qualunque sia la metodologia di trading che voi utilizzate, sia le candele giapponesi o medie di trade di rottura di resistenze o medie mobili, incrocio di medie mobili, qualunque tecnica di trading voi utilizzate, guardate naturalmente ai prezzi e alle configurazioni grafiche dell'ETF, ma prima di entrare andate sempre a vedere che cosa sta facendo contemporaneamente l'indice di riferimento o la materia prima di riferimento. Questo perché i prezzi dell'ETF, pur replicando bene, possono comunque dare nel breve periodo anche dei segnali diversi nel brevissimo periodo, questo per vari motivi: aggiustamento del NAV, valuta, vedremo poi, oppure gap di liquidità che danno prezzi magari in apertura o in chiusura un po' diversi dal sottostante. Per cui vedere l'ETF, ma vedere sempre che cosa fa l'indice di riferimento prima di operare. Naturalmente questo comporta un doppio lavoro, però è un doppio lavoro che a mio avviso vale la pena fare nel costruire un portafoglio.
Quindi la domanda a questo punto è, va bene, ma dove vado? Io sulla mia piattaforma ho tutti gli ETF, qualunque essa sia, però non ho certo l'indice del Vietnam, se voglio entrare su un ETF del Vietnam. Dove vado a prendermi i prezzi e i grafici dell'indice del Vietnam o di altri indici meno noti? Vi sono diversi siti online, vi faccio qua un esempio, una lista non esaustiva, ognuno magari cercherà quello che gli piace di più, dai classici Yahoo e Bloomberg, che li hanno comunque, alcuni anche interattivi, ad altri che vi posso consigliare. Uno che a mio avviso è molto raccomandabile è indexq.org, che è particolarmente consigliato perché ci sono anche molti indici MSCI. Perché sono importanti questi? Perché gli indici MSCI sono spesso i sottostanti di parecchi fondi di investimento e anche di parecchi ETF. Quindi ETF Italia a volte ha come sottostante l'S&P MIB 40, ma a volte ha come sottostante proprio l'MSCI Index Italia, che funge da sottostante anche per parecchie volte dei fondi di investimento. Andiamo a guardare come funziona, vi faccio vedere perché penso sia interessante. Eccolo qua, indice indexq.org, vedete qua ci sono tutte le variazioni, innanzitutto gli indici mondiali, asiatici, europei e americani, quindi Brasile, Cile, Perù, anche i meno noti, Sudafrica, Egitto, eccetera, eccetera, con classifiche giornaliere, settimanali, year to date, per cui si può avere in modo molto facile una vista dei mercati molto completa per operare con gli ETF è essenziale. E poi altre informazioni che sono importanti, indici settoriali in questo caso, ma anche oltre a questi, come vi dicevo, l'indice MSCI e l'indice delle commodity. Quindi, per esempio, se volete sapere qual è l'indice MSCI delle BRIC, dei paesi BRIC, qua lo potete trovare, cliccando avrete anche il grafico, eccolo qua, grafico giornaliero, grafico di medio periodo, nonché avete una chiara e semplice lettura di tutte le materie prime, molte delle quali hanno un ETC di riferimento che può essere tradato sul mercato di borsa italiana. E per concludere anche le monete, quindi vedete un sito molto completo, molto facile e molto esaustivo. Torniamo a noi, eccoci qua. Il secondo sito che è importante in particolar modo per le materie prime è Timing Charts, su questo ci ritorneremo quando parleremo in particolare delle materie prime. E l'altro, per chi fa analisi anche fondamentale, è il sito tradingeconomics.com, che oltre ad avere i dati degli indici azionari, ha anche moltissimi dati macroeconomici. Per cui andiamo a dare anche a questo sito un veloce sguardo, eccolo qua. Vedete, rimpiccioliamo, qui ci sono i principali indici più importanti, suddivisi per area geografica, europei, eccetera, ma oltre a questo, qua potete trovare, ad esempio, qual è l'ultima stima, per esempio, del prodotto interno lordo per ogni paese rispetto ai dati precedenti, entrando dentro c'è anche la storia, nonché, ad esempio, i tassi di disoccupazione o per finire, andando a guardare gli indicatori più importanti per analisi macro, ad esempio in questo caso che cosa abbiamo preso? Il percentuale del debito pubblico sul prodotto interno lordo, dove ritroviamo ad esempio il nostro noto 132,60 italiano che può essere comparato, vedete, con altri indicatori a livello mondiale. Per cui questo qua è anche un altro sito sicuramente di riferimento, molto utile per trovare parecchie informazioni per operare. Quindi a questo punto andrei avanti. Consiglio numero 2, penso questo sia abbastanza scontato, ne abbiamo accennato, quando si opera su indici non in euro, ovviamente c'è una moneta locale che va monitorata perché variazioni importanti possono inficiare la performance dell'ETF e possono fare in modo che l'ETF non replichi adeguatamente il sottostante. Vi è ormai un caso quasi da manuale, già più volte citato anche da me su altri articoli, che è quello del Nikkei nel 2013. L'indice Nikkei nel 2013 è cresciuto del 53%, ma con uno yen in forte svalutazione. Per cui chi ha comprato un ETF in valuta non ha guadagnato il 53%, ma ha guadagnato appena il 20%, perché circa il 20% è stato mangiato, se volete, dalla svalutazione dello yen. Per
cui in questi casi che cosa si fa, che cosa si sarebbe dovuto fare, perché questo si fa sempre a posteriori naturalmente, la cosa migliore sarebbe stato acquistare un ETF hedgeato che elimina come dire, l'effetto della valuta e lo trasferisce in euro, praticamente vende yen contro euro contemporaneamente all'acquisto di azioni. E effettivamente vedete che l'ETF Hedged ha fatto una performance che in questo caso è assolutamente paragonabile a quella del Nikkei. Naturalmente c'è anche il caso all'opposto, cioè un indice azionario che cresce, una valuta che si rafforza. Questo ad esempio l'esempio che possiamo fare, anche recente, è quello dell'indice inglese, il quale sta andando abbastanza bene dal 2004, dagli ultimi mesi del 2014 e negli ultimi mesi del 2013, e contemporaneamente la sterlina si è rafforzata, per cui avendo comprato in questo caso un ETF non hedgeato si avrebbe avuto un duplice vantaggio. Quindi naturalmente a priori non è mai facile saperlo. La raccomandazione generale che posso dare è che se si vuole limitare comunque a priori l'aspetto valutario, nel caso l'ETF hedgeato sia disponibile, magari è il caso di valutare quello entrando su un indice non in euro. Consiglio numero 3, per quanto riguarda le materie prime sappiamo possono dare grandi soddisfazioni, ma sono anche estremamente volatili e anche pericolose, perché essendo un sottostante, sì, una singola materia, sono anche influenzate da fattori anche difficilmente predeterminabili, come può essere il meteo, che ovviamente influisce sulle coltivazioni, ad esempio facendo fluttuare i prezzi anche parecchio, quindi sono strumenti sicuramente utili da utilizzare in una diversificazione del portafoglio, ma con una forte volatilità, per cui bisogna stare senz'altro attenti. Una cosa che posso raccomandare è comunque, se si vuole operare e mettere in portafoglio anche delle materie prime, di dare di tanto in tanto un'occhiata ai dati COT, Commitment of Trades, sono dati settimanali americani pubblicano generalmente il venerdì sera l'ammontare e le variazioni delle posizioni su future e opzioni detenute da, diciamo, due grandi gruppi, i cosiddetti large traders, che sono gli hedge funds in particolare, per cui sono istituzioni che operano sul mercato in modo speculativo per guadagnare, per cui seguono i trend, sono trend follower, e dai commercials, che sono operatori commerciali che hanno generalmente del business nelle commodities in esame, per cui le utilizzano anche come forma di copertura, come forma di hedging, e anche banche di investimento. Ora, il primo gruppo, come detto, i large traders, operano generalmente in trend, mentre il secondo gruppo, quello dei commercials, tende ad accumulare controtrend, anche, come detto, per ragioni di hedging. Per cui è particolarmente importante verificare quali sono le forti divergenze di posizioni, che spesso anticipano un cambio di tendenza, sia gli incroci delle curve dei primi due gruppi che alimentano generalmente le nuove tendenze in formazione. Chiaramente va detto che, non, essendo dati anche settimanali, non sono segnali di trading, ma sono informazioni che è importante andare a guardare una volta che si decide di entrare e vedere le mani forti che cosa stanno facendo su questa specifica materia prima. Prendiamo qua un esempio, tanto per chiarire il concetto, un esempio anche abbastanza recente: il caffè è stato uno dei protagonisti di fine 90, 2013, inizio 2014. Vedete in questo momento, in questo punto, diciamo, qua si vede poco, a novembre 2013 c'era una forte divergenza di posizioni, e qua in questo momento gli hedge funds, la linea verde, hanno cominciato ad accumulare posizioni. Vedete la curva da questa forte divergenza va a restringersi. A questo punto arriva l'incrocio, la tendenza al rialzo si alimenta e vedete c'è questa forte esplosione di volatilità al rialzo. In questo momento siamo di nuovo in una forte divergenza tra le posizioni detenute da large traders e commercial, per cui è possibile che da questi livelli possa esserci nel tempo una progressiva inversione di tendenza. Per cui dati settimanali, dati che possono essere trovati su questo sito, abbiamo detto trading charts, lo vediamo subito. Gli diamo subito un'occhiata, ecco qua, sfondo nero, per cui vediamo su questo timing chart, andiamo subito a vedere i dati del COT, qui che si prendono qua, qua si seleziona il simbolo, per cui andiamo a prendere ad esempio quello che abbiamo appena visto, eccolo qua, il caffè, vedete siamo ancora in una situazione di divergenza, però
c'è comunque questo ritracciamento giornaliero del caffè. Si possono mettere anche dati in modo settimanale, magari per avere una lettura più chiara, e dati anche per un periodo più lungo, per vedere un po' qual è la situazione, un po' più da lontano, che anche questa è sempre una cosa molto utile da fare quando si decide se entrare o meno, su un asset. Qua vedete la divergenza è ancora più esasperata, c'è stata una botta di esplosività, probabilmente l'aggiustamento, la stabilizzazione può durare anche qualche, tempo. Bene, detto questo, quindi ricordo il COT, dati del COT, escono il venerdì e sono disponibili per 22 delle materie prime principali. Anche per alcune coppie valutarie, molto guardate, ad esempio il dollar index, che può dare un'idea su quelle che possono essere posizioni rispetto al dollaro, appunto, di hedge funds e commercials, cosa particolarmente importante perché è uno strumento, sono strumenti questi particolarmente scambiati a livello anche aziendale, naturalmente, per chi opera con l'estero. Fatto sull'euro-dollaro o su altre valute contro dollaro, assume un aspetto decisamente importante. Altro fattore, ne abbiamo accennato all'inizio, per ciascun sottostante, per cui ad esempio su Borsa Italiana o su DAX vi sono diversi provider che forniscono strumenti simili per replicare il mercato di riferimento. La raccomandazione è sempre scegliere sì, il sottostante che ci piace di più e il benchmark che ci convince di più, ma andare a guardare anche la liquidità dello strumento. Questo è un mercato in rapido sviluppo, ci sono ogni settimana nuove emissioni di ETF, naturalmente soprattutto per gli strumenti più nuovi. La liquidità può essere all'inizio anche molto bassa, fare attenzione a questo perché ci possono essere poi delle difficoltà a liquidare al prezzo voluto il proprio strumento che avevamo messo in portafoglio. Che vuol dire liquidità? Qual è il consiglio pratico? Non c'è una soglia minima, quello che farei è di guardare ETF che abbiano un minimo di 20.000 pezzi settimanali scambiati sul mercato. Naturalmente questo limite può essere più basso se noi stiamo mettendo in portafoglio uno strumento da buy and hold, quindi posizioni di lungo periodo, ci interessa un po' meno, deve essere molto più alto se stiamo mettendo una posizione per un trading di 3 o 4 giorni, perché siamo andati a comprare l'ipervenduto di breve sul giornaliero. Per cui questo è un aspetto fondamentale, verificate sempre la liquidità. Così come verificate, è una cosa associata al precedente punto, verificate l'obbligo di quotazione o il cosiddetto max spread, il massimo spread, che è un'indicazione ben chiara e visibile sul sito di Borsa Italiana per ciascun ETF. Generalmente è una percentuale che varia dallo 0,3 addirittura al 2%, per cui capite che questo è un aspetto importante. 0,3 che vuol dire che la distanza massima che può essere fatta dal provider, anzi dal market maker, è appunto uno 0,3 di differenza tra il bid e l'ask. Mentre quando chiaramente è il 2%, è evidente che l'acquisto e la vendita diventa un po' più complicato perché c'è molta differenza tra bid e ask, quindi da offerta e vendita dello strumento, rendendo meno efficiente appunto la compravendita, naturalmente e soprattutto per il breve periodo. Consiglio pratico, questo qua parecchi magari ci saranno passati, naturalmente la prima mezz'ora, la prima ora di negoziazione è sempre bene evitarla, a meno di casi eccezionali, questo perché in apertura ci possono essere dei prezzi strani che possono derivare da aggiustamenti tra il prezzo di chiusura precedente con il NAV, i prezzi alla fine devono equilibrarsi al NAV, oppure perché all'inizio, quando c'è meno liquidità, vengono messi in macchina a prezzi anche strani che magari vengono eseguiti da chi opera a mercato un po' occhi chiusi. Per cui aspettare che il prezzo si stabilizzi, questo non vuol dire che acquistando un'ora dopo si acquista meglio, magari si acquista anche un po' peggio, ma si ha almeno la garanzia di avere un prezzo che sia quello più corretto rispetto al vero valore dell'ETF di riferimento, quindi rispetto al vero valore del NAV. Andiamo ad acquistare per cui un prezzo sicuramente più vicino al valore intrinseco dello strumento che andiamo a mettere in portafoglio. La stessa cosa un po' vale per l'ultima mezz'ora di negoziazione, anche in questo caso, a parte casi particolari, è bene non mettere posizioni alla fine o tantomeno posizioni alla cieca sul giorno dopo.
lavoro, anche perché questo spesso magari non è neanche permesso dalla piattaforma. Per cui evitare le code, diciamo, di negoziazione di borsa italiana. Lo stop loss è una cosa di cui si parla sempre molto. Ci sono sempre varie teorie, c'è chi propone di non metterli perché ci sono già avuto brutte esperienze confermo si possono avere con gli stop loss, chi non c'è passato, prezzi che vanno a rubare, almeno questa è l'impressione, gli stop loss in modo millimetrico per poi ritornare subito dopo, immediatamente nella direzione che noi stavamo prevedendo. Detto questo è sempre possibile, non si può evitare, ma la mia raccomandazione è di mettere comunque sempre lo stop loss. Questo perché vedo diversi portafogli, magari una singola posizione che sta andando particolarmente male, che non è stata chiusa in tempo, dopo una perdita accettabile, va a inficiare le performance dell'intero portafoglio. E questa è una cosa meno accettabile. Ho magari 6 posizioni in attivo, ma la settima che mi perde il 30%, praticamente mi riporta a zero il totale del portafoglio. Questa è una cosa che è assolutamente da evitare. Quindi, due consigli che possono magari essere utili. Vista la volatilità di certi strumenti, mettere lo stop loss, ma metterlo magari un po' più abbondante. Magari qualche tick sotto, qua vediamo un esempio, tanto per chiarire le idee, magari abbiamo deciso di entrare su questa possibile forma di inversione, questa candela che spesso dà l'inizio di un'inversione di trend, per cui se magari i manuali dicono lo stop tecnico è qualche tick sotto al minimo della candela, ecco, mettiamo 5 o 6 tick ancora di più. Prendiamoci, compriamoci qualche rischio ulteriore, ma mettiamo comunque lo stop loss. Alternativamente, è una cosa che a me personalmente piace molto, fissare mentalmente o scrivere da qualche parte in modo preciso uno stop loss end of the day. Che cosa vuol dire uno stop loss end of the day? Vuol dire definire uno stop loss tale che chiuderò la posizione se i prezzi chiudono una giornata di negoziazione sotto un determinato livello. Per cui ritornando a questo esempio, supponendo che questo minimo fosse 10, il mio stop loss end of the day potrebbe essere chiudo la posizione se termina una giornata sotto il livello di 10, per cui qua non avrei colto lo stop loss, non l'avrei preso perché vedete c'è stata un'oscillazione sotto 10, ma quella giornata la copre, la va a chiudere sopra 10. Questo è un metodo che magari può evitare a volte molte sorprese, ma bisogna chiaramente essere a maggior ragione disciplinati e chiudere veramente le posizioni quando vanno a colpire questo stop loss che ci eravamo segnati. Lo so che spesso la tentazione è dire vabbè, vediamo un altro giorno perché sicuramente ho ragione, e questo è uno degli errori classici che si può fare. A volte si trova che ha ragione, ma molto spesso si aveva torto, per cui se i prezzi vanno sotto un determinato limite, prima o poi vuol dire che c'era qualcosa, sicuramente c'era qualcosa di sbagliato nel nostro trading ed questo capita naturalmente, eravamo dalla parte sbagliata, ma bisogna comunque reagire quando ci si accorge, a prova di dubbio, che eravamo dalla parte sbagliata.